evidenziato questo effetto. Ad esempio pensiamo ai nitrati che noi ingeriamo tramite le erbe spontanee, soprattutto le erbe di coltivazione, quelle che noi arricchiamo con concimi a base di azoto nitrico, che attraverso degli enzimi che abbiamo all'interno dell'organismo vengono ridotti a nitriti, e con le ammine che abbiamo sempre all'interno dell'organismo si formano queste nitrosammine, che sono addirittura sostanze cancerogene. Giusto, Franco? Dal punto di vista chimico, dal punto di vista chimico. Okay? Quindi ecco, vedete, 1 più 1 in questo caso non fa 2 ma fa 10. Okay? Quindi è un effetto sinergico, un effetto di potenziamento. Ad esempio, quando una sostanza non tossica, somministrata ovviamente a un composto tossico, aumenta gli effetti di quest'ultimo. Esempio, psicofarmaci, mutamente a dell'iperico, è una pianta spontanea, un olio all'iperico, ad esempio l'ipericum perforatum, un liquore all'iperico, ok? Se prendiamo dei psicofarmaci aumenta l'attività dei psicofarmaci, li porta tutti in soluzione, così come un succo di agrumi acido con dei farmaci li porta tutti in soluzione, anche quelli che noi non vogliamo, se prendiamo il succo degli agrumi con dei farmaci. Addirittura del latte contiene sostanze grasse e porta in soluzione tutti gli oli essenziali, anche quelli che noi non vorremmo ingerire, ok? Perché prendiamo del latte, solubilizza tutti questi oli essenziali. Quindi vedete, un effetto diverso da quello che noi vorremmo ottenere dal punto di vista proprio chimico. Quindi mai improvvisarsi terapeuti con le erbe spontanee, perché possono interagire. Quindi farsi sempre assistere da un medico specializzato in fitoterapia, che abbia le conoscenze sia dal punto di vista medico sia da un punto di vista botanico della pianta, okay? Dell'utilizzo della pianta. Mai improvvisarsi appunto terapeuti di se stessi, perché può succedere questo, che uno sta male senza saperlo poi successivamente, anche con le erbe spontanee, magari perché aveva preso le erbe spontanee ed altri farmaci che è insieme. Quindi, come diceva appunto Paracelso, differenza fra veleno e rimedio non è la sostanza ma la quantità della sostanza. Ok? Chiaro questo concetto? Ad esempio l'arsenico è la dose che fa il veleno. Bicchiere di vino, un bicchiere di vino fa bene, 10 bicchieri di vino ci manda in coma, o 5 bicchieri di vino ad esempio, è più uguale. Quindi la differenza fra il veleno e il rimedio non è il principio attivo, ma è il dosaggio. Raccogliamo sempre le nostre erbe spontanee lontano da fonti di inquinamento. Questo ve lo dico perché certe volte, più delle volte, mi capita di vedere, quando andiamo in giro, anche con la macchina, a piedi, così, di vedere gente che raccoglie erbe spontanee in mezzo alle piazzole sparse traffico o in mezzo alle rotatorie cittadine. Poi quelle erbe lì, le andiamo a mangiare al ristorante, senza sapere da dove provengono. Quindi il consiglio che do io, le erbe di andare a raccogliere e cucinarsele, piuttosto che andarle a comprare, una volta che uno comincia a conoscerle, naturalmente ci vuole un po' di tempo, però comunque non c'è bisogno di fare alzatacce, non è come per i funghi che uno deve andare presto altrimenti li raccogliono gli altri, quindi uno si può andare anche il pomeriggio, la mattina, si fa una passeggiata in natura, quindi respira l'aria della natura, una passeggiata per un campo, comincia a osservare l'erba, la raccoglie, ne raccoglie poi altre, poi fa il cestino d'erbe, va a casa, le ripulisce, le guarda ancora, poi le degusta. Questo è il bello, cioè di vivere la natura, ok? Consapevolmente. Comunque sempre lontano da fonti di inquinamento. Perché? Perché ci possono essere metalli pesanti. Cadmio, rame, cromo, piombo, che si accumulano appunto su queste erbe spontanee. È stato fatto anche uno studio, l'ho fatto anch'io tanti anni fa, con Franco, uno studio di igiene ambientale. Abbiamo fatto l'analisi di erbe spontanee che venivano date per l'alimentazione del bestiame. Erbe spontanee cariche di metalli pesanti. E abbiamo visto l'incidenza di questi metalli pesanti poi sulle carni, che si trovavano sulle carni, probabilmente venivano appunto portate
sui tessuti successivamente. Poi anche gli idrocarburi policiclici aromatici, che sono cancerogeni, fenantrene, antracene, avete sentito sicuramente parlare, florantene, che sono altamente cancerogeni, e quindi mai comunque vicino a fonti di comunicazione, vicino a strade lungo scorrimento, vicino a fabbriche, ma sempre in campagna, sempre lontano da fonti di inquinamento. La pianta senza fiore va raccolta per un utilizzo prevalentemente commestibile, la pianta con il fiore va raccolta invece per un utilizzo officinale, quindi quando la pianta è matura, quando è ricca di olio essenziale, quando ha raggiunto il tempo balsamico, ok? Quindi la rosetta basale la raccogliamo per consumo, la pianta fiorita, quindi il fiore, le foglie, gli steli, che li secchiamo, poi li utilizziamo a livello terapeutico officinale, giusto? Lo dico qualcos'altro? Assolutamente. Dicevo che comunque ci sono dei tempi ben precisi per la raccolta delle erbe, per l'individuazione del periodo, del tempo balsamico. Delle tabelle anche. Sì, comunque il tempo balsamico si individua quando la pianta comunque è al massimo del suo rigoglio, se uno vuole raccogliere le erbe da essiccare poco prima della fioritura, quando vuole raccogliere il fiore, quando il fiore non è ancora completamente sbocciato, certo, prima che si disfi, se vuole raccogliere i semi, quando la pianta comunque li ha portati a maturazione e prima che cadano, se vuole raccogliere le radici nel periodo di fermo vegetativo, cioè a fine esatto, stagione, ottobre-novembre. Bravissima. Avete domande, fatele pure. Adesso sentimi, vi ho fatto una foto. Anche per le erbe spontanee la conoscenza è fondamentale, ok? Quindi come per i funghi, anche per le erbe bisogna conoscerle attentamente, perché anche loro, come abbiamo detto, contengono delle tossine, tantissimi principi attivi, no? Alcuni di questi principi attivi vanno via con la cottura, sono sostanze termolabili, esatto, sono sostanze termolabili come le clematis, vitalba, no? Le cosiddette vitalbene, come altre piante che troveremo durante il corso, e altre però comunque hanno delle sostanze termostabili che rimangono anche dopo cottura. Quindi la borragine, quindi abbiamo fatto due esempi, la clematis vitalba, le cosiddette vitalbene, agli esseri nella zona della Vallesina, e la borragine, che anche dopo cottura rimane delle sostanze tossiche, quindi un utilizzo non frequente e un utilizzo consapevole sempre di queste erbe, non prolungato nel tempo, perché queste erbe cominciano a piacerci poi dopo, capito? Quello è il discorso. La borragine, un radiologo con la borragine è straordinario, però il discorso qual è? Che non possiamo mangiare sempre a livello della borragine, una volta ogni tanto, ok? Perché comunque ci sono delle sostanze che permangono nella borragine anche dopo cottura, che non sono termolabili ma sono termostabili, che rimangono lì, che non vanno via manco con la cottura e che agiscono per accumulo anche e soprattutto per accumolo, sì, per accumulo. Cioè, tossico, così come succede anche per i funghi. Tossico non significa velenoso, ma esatto, significa che con un consumo prolungato, esatto, si crea un accumulo che poi alla fine diventa tossico, impegnativo proprio, per il nostro organismo, esatto. Questo c'è primo, dove sta primo? De là? Primo, vieni qua. Seconda regola, quella che abbiamo già detto, mai vicino a strade di comunicazione, vicino a colture intensive, dove ci sono campi diserbati, dove si vedono quelle cisterne, quelle che passano proprio con i diserbi, quindi mai raccogliere vicino a queste zone qua, ok? Perché comunque vanno, sono inquinate anche queste qui vicino queste zone qua. Eccolo, va. Vieni fuori. Dove sei? Le possiamo raccogliere con un coltellino, eventualmente anche di porcellana, no? Sì. O un coltellino anche normale, eventualmente, senza problemi. Possiamo metterli dentro dei bidoni puliti, oppure dentro dei sacchettini aereati di tela, che sarebbe anche meglio, no? E comunque pulite, no, piene di terra, i terrici, quindi dobbiamo pulirle un po' sul posto, non dobbiamo portare a casa
terra ed erbe insieme, ok? Dobbiamo cercare di dare una pulita sul posto, raccogliendo in modo integro tutta la rosetta basale, concetto importante, perché raccogliamo la rosetta basale, quella che ci serve a noi, portare a casa, ok? Quindi è anche più difficile, perché? Perché raccogliamo una pianta prima che fiorisce. Quindi certe volte non siamo d'accordo sulla determinazione esatta. Perché? Perché certe volte si assomigliano frequentemente queste erbe, molto frequentemente si assomigliano. Quindi bisogna avere una bellissima esperienza dal punto di vista pratico, visivo. Giusto, vuoi dire qualcosa? No, assolutamente. Volevo solo dire, oltre a questo, di quando si raccolgono le erbe, sì, indubbiamente pulirle sul posto, anche perché ci sono delle tipologie tipo la Crepis vesicaria che tende a chiudersi, esatto, tutta su se stessa, il bruglio porcino, bruglio porcino, e quindi va pulita al momento, no. E anche quando si raccolgono le erbe, comunque di non asportare completamente la pianta, sì, ma tagliarla nel colletto, nel ci colletto. Sono come dei minuscoli cerchi che stanno anche a indicare, sì, esatto, i vari stadi di crescita, e tagliarla portando via tutta la rosetta basale, ma lasciando la possibilità alla pianta di ricrescere, ancora, esatto. Quindi non una raccolta selvaggia, sradicando o quant'altro, esatto. E non tutte, lasciamone non qualcuna tutte, esatto. Lasciamone qualcuna. Un'altra cosa, non bisogna raccogliere erbe nelle aree protette, nei parchi dove è vietato, perché incorreremo in pesanti sanzioni pecuniarie. Non facciamo raccolte, abbiamo detto un attimo fa, distruttive, salvaguardiamo appunto la biodiversità, rispettiamo l'ambiente naturale, godiamo delle bellezze di vivere una giornata all'aria aperta in un ambiente, un bel ambiente. Andare per erbe spontanee è vivere appieno la natura. Questa è una bella foto del piano grande.